serata parecchi punti di distacco, cosa non ha funzionato? Beh, loro sono una forte squadra, noi avevamo preparato la partita, siamo stati lì più di due quarti, poi dopo il nervoso, l'infortunio dei Moscatelli, purtroppo poi non abbiamo potuto avere per questa settimana due giocatori importanti che ho dovuto schierare come Angelino e Meroni, in quanto impegnati per il campionato mondiale universitario. E allora niente, noi sapevamo di incontrare una squadra quadrata e la dimostrata. Molto forte, mi è sembrato perlomeno personalmente, molto forte in difesa, vi hanno concesso veramente poco. Lo sapevamo, sapevamo tutto. Il problema è che dobbiamo imparare a crescere anche di testa, tutti quanti, no? Per capire che quando andiamo a giocare contro queste squadre ci confrontiamo con dei pezzi da 90, ma non sulla carta, sulla carta è in campo. Poi forse c'è stato qualcuno anche sottotono. Qualche... Sì, poi cadiamo in questa trappola di arbitri, ci nervosiamo, cadiamo. Dobbiamo crescere, tutti quanti. Niente di compromesso nonostante le due sconfitte, fa parte del gioco. Guardiamo più che questa, guardiamo quella del Lurani. L'atteggiamento di questa sera, tolto una parte del terzo e quarto quarto, non è sicuramente paragonabile all'atteggiamento che abbiamo avuto a Milano, senza togliere nulla a Milano, che ha dimostrato di essere una squadra più forte di noi. Quindi sicuramente l'abbiamo incontrata presto, ma come cresceremo noi, cresceranno anche loro. Per cui questa è una squadra forte.